Buongiorno sau bună ziua. Cu tot dragul de a vă întâlni, vă îmbrățișez așa, cu mâna pe inimă. Ok. Quindi, buongiorno. Io vi sto abbracciando tutti quanti in stile tipicamente rumeno, con il mano dal cuore verso il vostro cuore. Pentru că acest salut este universal. Aparține și nouă și vouă, pentru că noi suntem voi. Eu sunt voi și voi sunteți eu. Quindi questo tipo di saluto è universale e appartiene a tutti noi, perché nel momento in cui io saluto voi, io sono voi e voi diventate me. Iar eu sunt acum acasă. E io mi sento adesso qui a casa. A casa înseamnă akasha in limba veche sanscrită. Adică acel loc unde toți ne amintim rădăcinile pentru ca să ne înțelegem coroana. Quindi, a casa vuol dire anche akasha, perché è il posto dove le nostre radici si incontrano e tutti noi ci sentiamo insieme e riusciamo a coltivare le nostre radici affinché i sentimenti si uniscono. Intenția mea este de a vă dărui astăzi câteva picături dintr-un curs care se cheamă Terapia prin Lumină sau Vindecarea de Necunoaștere. L'intenzione di questo incontro è presentare il corso, la terapia tramite la luce o terapia della luce, che ha come sottotitolo il guarire del non sapere, del non sentire. E sunt doar câteva secvențe acum, pentru că sper ca la o proximă întâlnire să putem dărui întregul, care înseamnă vindecarea de necunoaștere și de netrăire. E adesso saranno solamente delle gocce di questo grande insieme, e nei prossimi incontri magari riusciamo a dare un po' di più e aiutarci a ognuno guarire del proprio non sapere, del proprio non sentire. Deja ai menționat, deja ai pomenit cuvântul cheie al întâlnirii noastre, care se cheamă împreună, insieme. Quindi il motto, il leitmotiv di questo incontro è proprio la parola insieme. Pentru că a fi împreună este cel mai înalt dar pe care l-am primit de acolo de sus. Puterea de a împărtăși. Perché essere insieme è il regalo più caro e più importante che il cielo ci ha donato, ed è molto importante stare insieme, ognuno insieme all'altro, cuore al cuore. Unul din învățătorii mei, l-am numit pe părintele Gheorghe Ghelasie, m-a învățat un lucru. E quello che si vede in questa foto è il suo No, è il suo confessore. Confessore proprio nel silenzio, nel segreto. È il monaco, è il monastero di Transilvania, e si chiama Gheorghe Ghelasie, è praticamente un rappresentante dell'isihasmo rumeno, quindi comunque care m-a învățat un lucru. Înainte de a sta de vorbă, trebuie să ne cunoaștem limbajul. E la cosa importante che ha insegnato questo professore, questo confessore diciamo, è che nel momento in cui vogliamo comunicare, innanzitutto dobbiamo avere un linguaggio in comune, perché solo così, conoscendo il linguaggio, possiamo comunicare in modo ottimo. Adică să răspundem la întrebarea cine suntem, de unde venim și încotro ne ducem.
Ossia, dobbiamo rispondere a delle domande essenziali, essenziali chi siamo, da dove veniamo e in che direzione ci stiamo muovendo. Despre aceste lucruri, doar prin picătură, am să vă spun astăzi câteva înțelesuri. Astăzi, pentru data viitoare care va fi. Quindi, oggi praticamente ci donerà queste gocce di saggezza, di questa saggezza, e poi comunque con queste si potrebbero mettere le basi per ulteriori altri incontri, altri... Tot ceea ce vă voi spune este un dar pe care îl fac partenerele mele de viață și de creație, care se cheamă Aritia Ariteia și care este sus, dar este aici. Quindi tutto ciò che lui porta in giro per il mondo, a Romania, ma anche qui, dovunque lui va, è tutto è dedicato a lei, Aritea, Aritia, praticamente la persona con cui lui ha lavorato proprio cuore al cuore, hanno creato insieme gran parte di quello che lui rappresenta e lei in questo momento è qui perché è al di là. Și care a avut marea șansă să studieze în Italia bucurându-se de limba noastră comună. E lei ha studiato indietro, qui in Italia, lei essendo architetto, designer e semiotico anche. Semiotico e quindi hanno lavorato molto, molto insieme, ma lei ha studiato proprio qui in Italia. Deci tot ce am făcut și vă voi prezenta s-a întâmplat împreună. E quindi tutto ciò che lui ha poi fatto, ha rappresentato, è il frutto del loro lavoro in una simbiosi che solo l'amore poi in fin dei conti può spiegare, può creare. Dacă ar trebui să-mi definesc acum personalitatea, ar trebui să spun așa, câteva cuvinte le-am consemnat acolo, dragoste de înțelepciune. E se devo in qualche modo trovare, crearmi un curriculum di chi sono e quello che faccio, dovrei avere come punti di riferimento questi punti, l'amore per la saggezza. Sens pratico, applicativo. Il senso pratico, ossia qualsiasi concetto deve essere poi trasformato in uno strumento che può essere utile. Pentru că eu sunt arhitect în primul rând. Perché lui innanzitutto è architetto. Și apoi filozof sau iubitor de înțelepciune. E poi filosofo e giustamente profesor de filosofie de semiotică. E anche professore di semiotica, di filosofia e semiotica della lingua, quindi comunque alla facoltà di Facultatea de Filosofie din Iași. La Facultatea de Filosofie din Iași, la seconda città in Romania, che comunque porta avanti tutto il lavoro culturale ed è stato da sempre in tutta la nostra storia un punto importante universitario da dove sono nate tutte le nostre eccellenze rumene. Sunt cercetător științific la Institutul Național de Inventică, de Invenzione. Lui è ricercatore all'Istituto Nazionale di Inventica Romena, di Invenzioni. Și toate acestea împreună sunt orientate în sensul stării de bine umane. E tutto ciò che ha fatto e che si è proposto insieme, da solo insieme con questi team di ricercatori, è trovare una soluzione per il benessere umano. Și aici ne întâlnim cu toții. E qui ci troviamo un po' tutti quanti. Aici sunt simbolurile sub semnul cărora vin. Questi sono i simboli su cui ho lavorato molto e comunque diciamo sono e aprono diciamo delle strade su cui lui sta camminando. Universitatea unde sunt profesor din Iași. L'università di Iași. Simbolul Institutului Național de Inventică, gânditorul se cheamă. Praticamente la seconda immagine è il simbolo dell'Istituto di Inventica Rumeno e rappresenta appunto una persona della Hamangia, un foarte vechi simbol al
praticamente rappresenta un artefatto molto vecchio, si chiama appunto il pensatore di Amangia, che comunque appartiene 5.000 anni, e che comunque ha perlomeno 5.000 anni, come appartiene a quella cultura di Mar Nero, molto molto vecchia, molto, molto sviluppata. Aici am consemnat simbolul Asociației Române de Studii Semiotice, al cărei președinte sunt. Praticamente il simbolo dell'Associazione Romena di Semiotica, e lui è il presidente di questa associazione, che poi tra l'altro avrà in questo estate un terzo, secondo convegno, va fi acum in vara, non văzut, sarà il convegno internazionale comunque sotto questi discorsi semiotici che portano le ultime ricerche. Vedeți, simbolul acestei întâlniri prin semne, desenat de Aritia, este acela al păsării care se duce și care vine. Infatti il simbolo rappresenta un uccello, non so se si vede bene, sì. È un uccello che viene e si allontana in base a come tu lo guardi, comunque disegnato di Aritia, diciamo. Aici avem simbolul Anatecor, Asociația Națională de Terapii Complementare din România, pe care ea îl știe. Questo è il simbolo dell'Associazione Nazionale di Terapie Complementari, e lui è il presidente di questa associazione, e lei comunque a Bulgaria, a Iași, vero? No, a Arad. Arad. Ed ecco, lei è una che è uscita fuori da questa... Che bello! Și în sfârșit, cel din urmă, ancoraj al meu vizează calitatea de profesor în Statele Unite ale Americii la Universitatea Akamai, unde predau biofotonică sau terapia prin lumină vie. E quindi l'ultimo è il simbolo della facoltà americana Akamai, dove lui è il professore di biofotonica ed insegna anche lì, comunque tutta la terapia e i principi della biofotonica comunque fanno l'oggetto del suo insegnamento in America. Și atunci, odată cunoscându-ne, am să vă cunosc pe voi puțin mai încolo, am să vă spun doar în două cuvinte care este sensul întâlnirii noastre, pe care, unind cerul și pământul, împreună vreau să vi-l dăruiesc. Quindi, questo sarà, diciamo, sono le linee su cui lui parlerà, questo incontro, praticamente, tra noi e lui, è come un insieme, come creatore di nuove linee sinergiche tra il cielo e la terra, e quindi ci metterà insieme il suo pensiero con il nostro, in modo che l'interazione poi porterà deci, comunque i risultati. Intenția mea este de a unifica științific susul, adică Dumnezeu, cosmosul și omul, prin intermediul luminii vii, care în termeni științifici se numește biofotonica. Quindi il suo intento è di creare un'unione tra il cielo, Dio, anche in modo... L'uomo? No, anche in modo cristiano, e allo stesso tempo a creare un'unione tra il cielo e l'uomo tramite la terapia della luce. Pentru că a sosit timpul ca această unitate să se petreacă, a sosit timpul ca toți să fim împreună. Perché è molto importante fare questo tipo di lavoro, perché oggi è arrivato il tempo di metterci tutti insieme, perché solo insieme... În cunoaștere și trăire, cum spuneam. Solo insieme e proprio nel nostro vivere e nel nostro sapere possiamo creare dei collegamenti validi, utili a noi pentru că în condițiile în care omenirea se confruntă cu o criză foarte puternică, perché in queste condizioni in cui l'umanità ha davanti problematiche importanti e ancora molte senza soluzione, doar împreună putem fi.
solo insieme l'unica soluzione di sopravvivenza e di risolvere insieme, creare un mondo condivisibile, sostenibile. In acest sens, vă mulțumesc pentru că sunteți. In questo senso, lui dice grazie perché voi ci siete. Grazie.